Il piccolo Gabriele, mentre giocava nella sua cameretta, ha rischiato di morire dopo aver ingerito una piccola pila da orologio. Fortunatamente, l'intervento tempestivo della Polizia di Stato e dell'equipe medica ha evitato il peggio. I genitori, accortisi del problema, hanno immediatamente trasportato il bambino in auto attraverso la tangenziale di Napoli, nonostante il traffico congestionato. Nel frattempo, le condizioni di Gabriele sono però peggiorate, il piccolo è diventato cianotico. Di fronte a queste emergenze, i genitori hanno chiesto soccorso. Il commissariato Poggio Reale della Polizia di Stato ha risposto prontamente alla chiamata della sala operativa. Gli agenti si sono diretti sulla tangenziale, individuando la vettura del bambino e scortandola rapidamente all'ospedale più vicino. Lì il piccolo è stato affidato al personale medico che, mediante una radiografia, ha identificato la presenza di una batteria da orologio nell'esofago. Gabriele è stato sottoposto a un intervento chirurgico innovativo e non invasivo che ha permesso di rimuovere la batteria. Grazie all'efficace coordinamento tra la polizia e l'equipe medica, Gabriele è stato salvato.